Buonasera amici di Mondo Rugbyistico e bentrovati. Siamo giunti alla puntata numero 34. Questa sera sono con noi Alessia Pampuri e Maria Fumagalli del Rugby Monza, Elisa Facchini, tecnico federale FIR, e Maria Cristina Tonna, responsabile sviluppo Rugby Femminile Italia. E sarà anche con noi il nostro carissimo amico Rocco Benedetto. Buonasera ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto bene? Buonasera, Buonasera a voi, buonasera a tutti. benvenuti e bentrovati. Allora, mandiamo subito la sigla così iniziamo subito. Sigla, vai. Eccoci qua, siamo rientrati in studio. Eccoci qua, ragazzi e ragazze. Allora, come va? Vediamo se abbiamo. Allora, fatemi un attimo prima salutare Rocco Benedetto, che lunedì non è stato con noi, però è rientrato subito a farci da spalla destra e sinistra, insieme a Maria Cristina Tonna, che anche lei adesso è diventata uno dei nostri pilastri per quanto riguarda il rugby femminile, non solo, eh. Attenzione. Allora, poi fatemi salutare Elisa Facchini, come mi piace definirla a me, ultra, no, super medagliata ospite. No, giusto Maria Cristina? È super medagliata Elisa, no? Certo. Voglio dire. No, tu la definisci plurimedagliata. Esatto, plurimedagliata, anche perché penso che adesso da quando sei venuto al nostro ospite, tutti sono andati a farsi un giro su Wikipedia a vedere la tua biografia, come no, Elisa. Sì, vabbè, insomma, dai, non esageriamo, ecco, sono stata un'atleta, mettiamola così, no? Un ex atleta, va È bene. vero, no, Elisa, perdonami, cioè quella sera lo share 10.190, cioè il 90 erano nostri, gli ultimi 100 erano tutti che seguivano te, cioè dobbiamo è dirlo, non dico vero. l'altro. Poi stasera con la Assolutamente. tonna, come schizziamo in alto, le due Assolutamente sì. Che ragazze ospiti noi, poi, dai, poi, non voglio rubarvi tempo, vai con le guarda, presentazioni. Alessia Pampuri del Ringhio Rugby Monza, ricordiamo che è una squadra che milita nel massimo campionato italiano di rugby, no? Giusto, Alessia? Buonasera, sì, esatto. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Sì, in realtà al momento militiamo insieme, infatti Maria Fumagalli è del CIC in Cuspavia. Ci tengo anche a chiarirlo che quest'anno ci siamo, diciamo, C'è unite stata anche a loro. una fusione, esatto. Sì, Avremo finalmente. modo di parlarne. E Maria Fumagalli del Chicken Rugby Pavia, adesso fusa con le ragazze del Rugby Monza, giusto? Buonasera Maria, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, sì. Parliamo Perfettissimo. di Allora, questi nuovi progetti. Parliamo di nuovi progetti. assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, perché noi poi siamo propensi nel lanciare e far conoscere i nuovi progetti agli amici che masticano rugby, no? Ci piace presentare tutte quelle che sono le novità a livello di club e quant'altro. Allora, prima di tutto, fatemi sentire la situazione Covid, si è un po' placata oppure no? In quelle di Treviso, Monza e quant'altro, Rimini, oppure ancora. La situazione Covid. No, qui i numeri stanno effettivamente scendendo dopo tutte Perfetto. queste chiusure, questi sacrifici. Vediamo cosa succederà. Speriamo, insomma, che continui a scendere questa curva e che ci dia modo il 1º giugno di ripartire con l'attività, perché è un po' il nostro obiettivo, no? Però Certo. dobbiamo aspettare a vedere appunto che cosa succede. Esatto. Rocco, invece quelle della Riviera Romagnola. Adesso si fermano i primi. Anche da noi i segnali sembrano positivi, anche perché i ragazzi da lunedì cominciano ad andare a scuola, si riapre un po' tutto, ripassiamo arancioni, Bene, bene. e al campo stiamo tamponando martedì e mercoledì per fare le attività sia della femminile sia di tutti quanti i ragazzi, siamo presi quest'onere di tamponare noi col medico,
per essere più sicuri e creare la famosa bolla. Comunque da noi i dati sono positivi, dai, sembra un doppio senso, però si va per il meglio. Io finalmente mi sono vaccinato anch'io, ho tutta fortuna, farò la seconda Meglio, dose, quindi con me tranquilli, anche in diretta con me tranquillissimi. meglio. Anche sì, anche perché anche magari online, magari possiamo corriamo il rischio di poter prendere qualcosina da Rocco, voglio dire. Quindi No, meglio no, da te. tutelarsi. No, da te lo Eh? prendiamo. Guarda. Allora, fatemi ricordare anche agli amici da casa, che siamo in diretta sul Digitale Terrestre, sul canale FM TV, canale 211, e online sul sito www.fmtv.live. Quindi chi vuole seguirci anche dal satellite può farlo tranquillamente. E andremo in replica sabato mattina alle 11, quindi doppio appuntamento. Detto questo, abbiamo finito la presentazione dei nostri ospiti, diciamo, andiamo subito al sodo. Io volevo subito partire, se me lo concedete, ragazzi, con Alessia, e in qualità di, diciamo, colei che è stata l'artefice e anche co-organizzatrice della puntata. Alessia, ti volevo chiedere una cosa molto semplice. Come ti sei avvicinata al rugby? Fammi un attimino un breve accenno alla tua carriera. E poi spiegami come nascono le lingue reggae di Monza. Allora, il mio avvicinamento al rugby, in realtà ho fatto un po' il percorso inverso di molti giocatori, nel senso che ho iniziato a giocare a touch rugby prima e poi ho conosciuto il rugby vero, perché appunto una mia era touch rugby, e poi ho conosciuto il rugby vero e per un anno ho provato a fare tutte e due, ma poi per questioni varie era un po' infattibile e comunque mi ero ormai innamorata del rugby vero, diciamo, se passatemi il termine. E quindi ho continuato, insomma, a fare solo quello. E, ho sempre giocato a Monza, anche se in realtà non sono di Monza, ma sono vicino a Milano. E niente, in realtà le ringhio, sono nate parecchi anni fa, parecchi anni prima del mio arrivo, però ormai è da 6 anni che sono fissa a Monza e non ho intenzione di smettere per il momento, diciamo. E poi da 2 anni faccio parte anche del consiglio del Rugby Monza, quindi ho deciso di infilarmi anche in questa parte del rugby, diciamo, non solo rugby giocato, ma anche un Ma po' che dietro le quinte. assolutamente sì. E basta. Senti, ma il rugby Monza comunque non è solo rugby femminile, anche rugby comunque maschile, No, no, no. anche. Sì, mini, tutto, dal mini fino alla seniores, anche se in realtà la nostra seniores, insieme anche alla 18 e alla 16, ha una franchigia con altre società, quindi sì, siamo un po' frammentati al momento, però ci siamo tutti, le categorie ci sono tutte. Senti, detto da noi Alessio, no? Com'è giocare con Isabella Locatelli? Fammi capire, dacci un attimo un'indicazione. Allora, ho un parere un po' di parte perché è una delle mie migliori amiche, quindi devo dire per me è bellissimo, nel senso che comunque anche quando non eravamo così amiche, magari all'inizio, quando la conoscevo poco, può spaventare perché sembra magari cattiva, sembra un po' tutta sulle sue, in realtà non è assolutamente così e non è vero che se la tira, anche se molti lo dicono, ma anzi è sempre pronta a dare aiuto a No, chi è in è difficoltà. molto disponibile, anche con io ho avuto modo di contattarla tempo fa, è molto disponibile, anzi si Sì, presta sì, molto sì. bene al dialogo. Confermo, e Sì, no. anche negli allenamenti. È sempre. Senti, fammi passare un attimo a Maria. Allora, Maria, invece tu come ti sei avvicinata al rugby? Io ho una storia un po' buffa, nel senso che mi sono avvicinata un po' più di 15 anni fa ormai. Sono Poi un po' tanto, storica. sei una super veterana allora. Esatto, 15 anche anni non se sono pochi. non mi classifico affatto un atleta, al contrario di Lisa. Per caso, perché un'amica di mio fratello si allenava, io non stavo facendo sport in quel momento e mi hanno tirato dentro un allenamento e il mio primo allenamento di rugby mi sono stupita del fatto che la palla fosse ovale, per dire da dove sono partita. Ho fatto un sacco di Coppa Italia inizialmente, ho girato buona parte delle squadre di Coppa Italia della Lombardia in realtà. Perché ogni tanto ne chiudevano qualcuna, per cui io e un gruppetto di due o tre ragazze ci spostavamo pian piano
da una parte all'altra della Lombardia, fino ad arrivare a Chicken, in cui abbiamo iniziato invece un percorso un po' più impostato, che ha portato poi la squadra in Serie A con le Rocce del Chicken Cuspavia. E quest'anno abbiamo iniziato un nuovo percorso con il Rugby Monza, con cui in realtà c'è sempre stato dialogo, partecipazione, allenamenti congiunti da sempre. Infatti, ho ritrovato in realtà quest'anno un po' di ragazzi con cui avevo iniziato secoli fa. Ma comunque la realtà del Monza, ma anche quelle del Chicken, sono due realtà, diciamo, che non vorrei, non, oserei dire quasi storiche del rugby femminile, voglio dire, no? Sono tanti anni che sono sulla piazza tutte e due le realtà, quindi vedi anche i risultati che hanno ottenuto anche alcune singole ragazze che giocano tuttora in nazionale, quindi vuol dire che è stato fatto un bel lavoro da entrambe le parti, diciamo, no? Sia Chicken che Rugby Monza. Complimenti, anzi. Anzi, io coglievo l'occasione, poi andiamo avanti con Elisa e Maria Cristina, perché mi ha incuriosito, facendo un giro sui vari siti internet e quant'altro, un video su YouTube preso proprio del rugby Monza. Un attimo, ve lo voglio mostrare e poi andiamo avanti, va bene? È qualche minuto, va bene? Saprei dirti cos'è, è quotidianità. Il rugby per me è l'appuntamento che mi riempie. È tutto. La mia passione. Passione, impegno, sacrificio e tanto tanto soddisfazione e felicità. Per me rappresenta la vita. Io se non sono a casa preferirei essere qui da nessun'altra parte, più che altro famiglia. Il rugby per me è famiglia, rispetto e lealtà. Divertimento? Il rugby per me è come la vita reale, mi dà la forza per affrontare tutto il resto. Cioè il mio rugby è il mio stile di vita, è il motivo per cui mi sveglio col sorriso. Il rugby è famiglia, è onore, è forza, è stare insieme, è una lotta che non è solo nel gioco, ma è una lotta che fa parte della vita. È condivisione, è fratellanza e impegno. Quello che mi rende felice a fine giornata. Diciamo che senza il rugby non sarei la persona che sono adesso e mi dispiacerebbe. Eccoci Bello, qua, che ne pensate? bello, bello, bello. Ma io sono un po' suscettibile a queste cose e rivedere questo video mi fa sempre un po' emozionare, anche perché devo dire, ci sono alcune ragazze che non giocano più, quindi anche rivedere quelle foto, immagini, video mi fa molto effetto. Però Abbiamo un bellissimo, per attimino, quanto riguarda vi bellissimo. abbiamo fatto emozionare, dai.
Bello e anche pieno di valori, no? Perché quando le ragazze hanno espresso proprio che cos'è per te il rugby, sono emersi esattamente i valori che noi viviamo in campo, no? E che ci portiamo anche fuori. Quindi è un bellissimo messaggio, oltretutto. Bello, Poi bello, ha infatti. emozionato anche me perché io con alcune di quelle ragazze ci ho giocato, per cui sono bei ricordi, no? Un bel vissuto. Bravi. Assolutamente. Complimenti. Che ne pensi, Maria Cristina? Condivido quello che hanno detto Elisa Alessia, e viviamo di emozioni, poi le donne in questo ancora di più probabilmente. Infatti, non a caso, anche quando io pubblico i post, scrivo sempre che mi emoziono, mi prendono anche in giro perché spesso piango, però è la cosa bella che ci unisce perché veramente chi il campo l'ha vissuto non può avere, non sentire i brividi tutte le volte. Per cui comprendo benissimo ed è quel filo che ci lega tutte quante insieme. Vero, vero, belle emozioni. Rocco, che ne pensi tu? Ti hai emozionato? Io non conoscevo, non ho mai visto queste ragazze e forse meglio perché mi sono emozionato perché ho visto, cioè quello che mi ha colpito sono i visi puliti, puliti nel senso, cioè belli di queste ragazze, così al nature, e poi si vedevano le ragazze un po' più grandi, le ragazze un po' più piccoline, proprio questi visi gioiosi, dagli occhi proprio si vedeva la loro felicità, la loro voglia di stare in campo. Cioè il video è fatto benissimo, a me ha trasmesso veramente questo. Poi io quando vedo lo scotch, no, il tape Ah, le sotto la cose là. scarpetta, no, lo spogliatoio, cioè bellissimo, cioè, no? Che tu magari quelle sono le scarpe che hanno fatto già un bel po' di campionato e non le compri perché magari mancano 2 mesi, cominciano ad aprire e Esatto. tu tac, li metti tutto quello scotch, no? Che ne sanno gli altri di ste robe? Perché Ma non serve per i lacci, ma serve per la suola, lo scotch. appunto, perché si apre la soletta. Ma poi molte volte io per esempio utilizzavo farlo con pescaramanzia, no? Sai, cioè, ognuno di noi ha il suo gesto scaramantico, no? E quindi molti mettono lo scotch, molti, anche io utilizzavo mettere lo scotch alle scarpe, anche se erano nuove, però mi piaceva vedere tutte imbrattate, è un senso di così, giusto per dire. Bello. Allora, io volevo passare un attimo da Elisa, poi tornare ad andare da Maria Cristina. Allora, Elisa, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ti ricordi, ti stavi occupando, d'altronde collabori assiduamente con il Valdobbiana Rugby, no? Quelle due ragazzine, 14 e 16 anni, come si chiama? Aiutami, ricordami come si chiama? Ti ricordi tu come si chiamava? No, adesso faccio una figuraccia, no, ne vedo talmente tante tutte le sere che non mi ricordo, no, perdonami. E la settimana scorsa ne parlavamo anche con Maria Cristina, dell'operato che comunque fa lei, fanno molti tecnici in giro per l'Italia per far sì, che comunque le ragazze di 12, 13, 14 anni, 10 anni si avvicinano a questo mondo che è il mondo del rugby, no? Volevo un attimo anche sapere il tuo pensiero e quello che magari si potrebbe fare di più per poter far sì che si avvicini al mondo del rugby. Maria Cristina, cioè, la settimana scorsa, cioè, mi aveva dato un piccolo aiutino, non tanto a me, ma agli amici che ci seguono da casa, per come poter fare per far avvicinare i ragazzi. Vorrei sapere anche il tuo pensiero, magari. Qual è il Sì, tuo secondo metodo? me. Allora, di base stiamo facendo tanto e lo stiamo facendo in un modo strutturato, quindi c'è un progetto dietro, non è che andiamo in giro per i campi da rugby e seminiamo così. In realtà c'è un progetto estremamente strutturato dove si parla sia di reclutamento di nuove ragazze, ma anche di sviluppo e di sostegno non solo alle ragazze, ma anche ai club e ai tecnici. Cioè la volontà è quella di crescere insieme, di far crescere anche i tecnici che poi seguiranno le ragazze. In realtà sul territorio lavoriamo in modo estremamente capillare, perché probabilmente, come ti ha già accennato Cristina, ci sono delle figure dedicate al femminile e sono tante, e poi ce ne sono anche tutte le figure dedicate al maschile che chiaramente hanno un occhio di riguardo anche per le ragazze. In quest'anno il reclutamento, diciamo, noi ci facciamo sempre forza e utilizziamo molto la scuola come per la comunicazione, la scuola per far
far scoprire a chi non conosce il gioco del rugby, perché non è così scontato. Ci sono certi territori in cui effettivamente il rugby è più vicino ai ragazzi, perché magari ci sono delle squadre forti, c'è uno stadio dove si può andare a vedere la partita, ci sono altri territori dove il rugby non è conosciuto. Quindi usiamo la scuola come mezzo di conoscenza, e anche quest'anno, dove a scuola ovviamente fisicamente non si poteva andare, abbiamo comunque cercato di creare dei link, di utilizzare quello che si poteva fare da remoto con dei video, con degli interventi, attraverso appunto tutti i tecnici che abbiamo sul territorio. Quindi non si sta mai a guardare. Certo, si può fare sempre di più, perché no? Una cosa che facciamo molto è ascoltare i club e ascoltare quelle che sono le loro esigenze, e in base alle diversità del territorio e alle diversità di risorse che ogni club ha, cerchiamo di adattare il progetto FIR appunto ad ogni territorio. Poi ben venga se ci sono delle idee, ben venga se riusciamo appunto a mettere insieme le forze, e con Cristina, e non solo con lei, già lo stiamo facendo, c'è tanto confronto, ci sono tante riunioni, c'è anche, ho avuto un'idea, usala tu, ma tu come l'hai usata? Cioè c'è una condivisione grande e continua, ed è un lavoro che non si ferma mai, ed è un lavoro che ci dà comunque tanta soddisfazione, perché devo dire che poi vedere le ragazze che vengono al campo e che sono felici di fare quello che noi abbiamo proposto loro, quasi come sfida delle volte, quando non conoscono esattamente il nostro sport, vedere poi loro contente e ringraziarci, e questo chiaramente ripaga di tutto, no? E questo ci dà anche forza. Ci dà anche forza, perché è vero, noi ne siamo innamorate di questo sport e non siamo spesso oggettive, però ci dà conferma del fatto che effettivamente è uno sport che, come diceva Manu un paio di anni fa, che è una figata, ok? Manu usa proprio questa espressione, ed è così, per cui questo insomma in sintesi. Giusto, giusto. Allora, noi ricordiamo agli amici a casa, che anche ad Alessia e Maria, ma credo già lo sappiano, che Elisa, al di là della plurimedagliata che è anche un tecnico federale FIR, giusto Maria Cristina? È un tecnico federale FIR che opera comunque nel Veneto in primis, ma penso anche in tutto il nord Italia, se non va, giusto Elisa? Sì, praticamente Nicola, Elisa ha il ruolo di tecnico di area under 18 femminile. Esatto, e esatto. Come abbiamo raccontato in altre occasioni, abbiamo diviso l'Italia in 4 zone, e Elisa si occupa della parte nord-est, poi c'è una tecnica che si occupa, sono tutte donne intanto, e questa è stata in parte una scelta, ma diciamo anche legata al merito, perché evidentemente abbiamo scelto le migliori che secondo noi c'erano al momento per poter portare avanti questo lavoro, per cui poi abbiamo appunto nord-est, nord-ovest, centro e sud Italia, e loro lavorano appunto nello specifico, la categoria diciamo è under 18/19, perché diciamo che aveva come obiettivo quello di costruire una nazionale under 20, lo abbiamo ancora, e vediamo poi cosa succederà nei prossimi mesi e insomma da qui a un anno o due. Però diciamo loro lavorano costantemente, sono in contatto con le ragazze, devo dire, e le voglio ringraziare se mi permetti, perché le hanno seguite tantissimo in questi 14-15 mesi, quando è scoppiata la pandemia, e nonostante che abbiamo perso il contatto con il campo, però non abbiamo perso il contatto tra di noi, e questo è straordinario. È un po' quello che dicevamo prima, è un filo comunque che ci lega nonostante appunto la lontananza. Assolutamente sì. Ma senti Maria Cristina, grazie che siamo in tema, no? Ma per quanto riguarda invece lo sviluppo del mini rugby, il reclutamento, quel discorso che facevamo anche il lunedì, dici un attimino qualche altro dato, qualche altro aiutino per poter far sì che comunque anche se i ragazzi e le ragazze si avvicinano di più al mondo del rugby, visto che è considerato che adesso comunque si può ritornare in campo, dici, bene o male, tra poco si potrà fare anche contatto, quindi no? Certo, allora intanto prendo spunto da quello che stava dicendo Elisa, no? Ha parlato di reclutamento fatto a scuola. È chiaro che a scuola i ragazzi passano metà circa della loro giornata, quella in cui sono attivi, per cui evidentemente il posto migliore per poter andare a trovare praticamente nel loro habitat
appunto dove stanno 5-6 giorni a settimana e soprattutto dove, entrando in orario curricolare preferibilmente, evidentemente loro diciamo, svolgono la lezione e anche eventuali loro pregiudizi possono essere bypassati per l'appunto attraverso la lezione curricolare. E, diciamo che io mi sono interrogata moltissimo in tutti questi anni, abbiamo cercato di capire come poter avvicinare una bambina. Allora, la parte pratica, Nicola, se permetti, ce la vediamo in un'altra occasione, così magari Assolutamente, certo. ci seguirà ancora di più una prossima puntata. E, una delle cose fondamentali, evidentemente, come in tutto, quando parliamo di reclutamento e di fidelizzazione, è anche comunicare bene. Capire chi c'è dall'altra parte, no? Allora, per esempio, noi abbiamo provato a pensare perché una bambina, io parlo di mini rugby evidentemente, dovrebbe pensare di andare a giocare a rugby, però questo diciamo che anche per gli adolescenti e per le ragazze grandi vale lo stesso. Sicuramente perché è un gioco divertente, per cui bisogna farglielo provare e di questo ne parleremo in un altro momento, perché è un gioco che comunque è inclusivo, ha dei valori, lo ha detto anche Lisa, per cui noi dobbiamo proporglielo nelle migliori condizioni possibili per farle affascinare. Uno di questi è attraverso una buona comunicazione e vi faccio Bene. degli esempi di comunicazione di piccoli errori che si fanno involontariamente proponendo anche un volantino. Spesso, per esempio, pensiamo che le bambine possano arrivare al campo da sole. In realtà questo chiaramente non è vero, perché le bambine non conoscono il gioco del rugby e in Italia il gioco del rugby ancora adesso viene associato al genere maschile, per cui facciamo un po' fatica a farle arrivare da sole, a meno che non hanno delle conoscenze legate a un fratello, a un cugino o quant'altro. Poi un altro errore che spesso si fa, sempre in maniera ovviamente non maliziosa, è pensare che scrivere su un volantino bambine e bambini sia, diciamo, di per sé già un'inclusione. E in realtà invece la bambina si rivede soltanto in una bambina, nell'immagine di una bambina o comunque di una ragazza che gioca a rugby. Per cui anche qui bisogna scegliere le foto giuste, le foto di bambine e ragazze che giocano a rugby, possibilmente non di azioni di contatto, perché le bambine comunque sia, diciamo, vengono educate in un certo modo e i giochi di contatto anche i genitori spe stessi spesso li evitano per le bambine. Una bella azione Certo. di una bambina che corre felice con una palla da rugby. Poi scegliere anche dei colori che piacciono alle bambine, che non deve essere per forza il fucsia, o il rosa, ma deve essere un colore bello vivace, perché abbiamo visto che le bambine, facendo degli esperimenti anche con i palloni colorati, sono attirate prevalentemente dai colori vivaci, mentre il bambino magari basta che vede un pallone, diciamo già sì, è contento, insomma. Abbiamo proposto a varie società, e vi ho portato un esempio, di fare un volantino, per esempio, double face, dove da una parte viene raccontata in qualche modo quella che potrebbe essere una micro storia al femminile e dall'altra parte una storia al maschile. Per cui ecco, vi ho portato questo volantino che è il primo che ho trovato stasera, però comunque è significativo perché è di una società che per noi conta molto, che è il Valsugana, dove qui vedete un bambino che gioca a rugby e tutti gli Esatto, sì. appuntamenti. E gli appuntamenti delle squadre maschili, chiaramente si riconosce che è un bambino col colori maschili, diciamo in qualche modo che le persone percepiscono come maschili. Da quest'altra parte, esattamente, aspetta che lo inquadro bene, al contrario, Perfetto, perfetto, bimba esatto. con i capelli lunghi, per cui si riconosce che è una bambina, c'è scritto rugby. Allarghiamo l'immagine. Ci sono dei Perfetto, colori perfetto. che sono chiaramente nell'immaginario collettivo, richiamano le bimbe. Ti dico anche una volta, Nicola, abbiamo fatto un esperimento, mi sono messa io personalmente di fronte a una scuola e abbiamo consegnato il volantino ai bambini dalla parte azzurra e alle bambine dalla parte di un altro colore e le bambine, vedendo un colore che non fosse l'azzurro e vedendo delle bambine nel volantino, sono tutte rimaste comunque, almeno in quel momento, affascinate dal disegno piuttosto che dalla fotografia, per cui non hanno rifiutato il volantino. Se glielo proponevi dall'altra parte non si riconoscevano e Esatto. te lo restituivano, e questo è molto molto significativo. Quindi diciamo la comunicazione è fondamentale per quanto Certo, deve riguarda. essere specifica di genere in questo caso e sicuramente quanto più efficace possibile. Ovviamente non è sufficiente perché poi ci sono delle azioni, non puoi ovviamente promuovere l'accoglienza e poi al campo magari non trovano nessuno ad Vero, questo. aspettarle. Ecco.
Esatto. Rocco, che mi dici, Rocco? Che ne pensi? Bellissimi consigli. Senti, abbiamo preso il top, quindi... No? No, mi stavo venendo già mi stavo venendo di strappare già la mia locandina, capito? Cioè, no, prima stavo illustrando, guardavo i colori, e in effetti non ci siamo discostati molto, per fortuna. Però la guardavo, mi veniva voglia di... No, bellissima questa cosa del pallone colorato, dei colori. Dei consigli, grazie. Spero che anche chi ci sta seguendo possa usufruire di questi consigli, grazie a Maria Cristina e a te che comunque con la tua trasmissione porti un po' il rugby, come dici tu, masticato, no? Masticato, vissuto. Che poi, e poi tra l'altro vogliamo ricordare che comunque, se me lo permetti Maria Cristina, che sulla tua pagina personale di Facebook comunque ci sono molti spunti dove poter prendere, da poter magari portare in campo, comunque c'è tanti piccoli consigli che possono aiutare magari i piccoli club oppure anche i grandi club. Certo. Chi vuole. Ma guarda, no? Specifico, guarda, nella galleria c'è proprio un album dove io ho raccolto tutti i volantini che mi sono stati inviati e ne troverete alcuni proprio con questo tipo di composizione. Tra le altre cose voglio ricordare che quell'album è anche un pochino datato, è di qualche anno, e adesso col computer si fanno delle meravigliose infografiche anche per i social, proprio per poter cercare di essere ancora più specifici nell'andare a cercare l'utente che proprio si vuole cercare di ingaggiare. Assolutamente sì. E, tra l'altro, ricordiamo agli amici a casa che Maria Cristina, ma anche le ragazze del Rugby Monza, Elisa e Rocco sono molto attivi sui social, quindi si possono beccare sia su Instagram che su Facebook, tutti i tipi di social loro ci sono, quindi sono sempre molto disponibili comunque sia. Allora, io volevo tornare un attimino da Alessia e anche a voi che ci seguite da casa, ma soprattutto anche agli amici qui, gli ospiti, da notare la maglietta del Rugby Monza 1949. Lei è una che magari lavora anche molto sulla pubblicità, no Alessia? Brava, brava. Eh beh, ho detto, quale maglietta potrei mettere? Hai ragione, hai ragione. Senti Alessia, tu in che ruolo giochi? Seconda linea. Ora. Allora, quando ho iniziato il primo anno, dopo la grande esperienza nel touch rugby, la mia sicuramente velocità, no scherzo ovviamente, però il primo anno avvicinandomi così un po' neofita ho fatto l'ala e poi abbiamo capito che non era decisamente il mio ruolo, quindi seconda linea sia. Maria, tu invece? Io preferisco la terza. Ogni tanto finisco in seconda linea, ma soffro un po', e sì, una terza linea. Ma comunque voi siete tornati al campo, insieme ti hai visto che siete tornati al campo, no? Non abbiamo quasi mai interrotto, grazie al cielo. Ecco, cioè, quest'anno... Anche durante la pandemia comunque vi siete organizzate bene, oppure sì? Sì. Perfetto. Cioè abbiamo cercamente con distanziamento e ovviamente rispettando tutte le regole abbiamo cercato di continuare a allenare quando possibile al campo, perché gli allenamenti su Zoom dopo un po' insomma che sono quasi più pesanti di quelli sul campo perché tra l'altro. Allora, sì, comunque è bello sentire comunque dei ragazzi e ragazze che anche durante la pandemia, pur rispettando le regole, pur facendo degli enormi sacrifici, comunque hanno fatto sì di allenarsi, di stare al campo, di stare insieme, no? Rocco, che ne pensi? È bello comunque, è un bel messaggio. Sono stati fantastici sia i ragazzi, ma soprattutto gli allenatori e chi ha sviluppato da casa tutti gli esercizi da fare in video, con Zoom, con tutte le piattaforme, i genitori, molti genitori, esatto, che hanno aiutato i figli, perché molti di noi, molti bambini, alcuni, molti, avevano comunque preso il Covid e quindi erano completamente a casa, e quindi grazie anche a tutti questi esercizi fatti con la palla, noi abbiamo avuto il ragazzo del Romagna Rugby che ha curato questa cosa insieme agli allenatori del Rimini Rugby e del Mini Rugby, cioè i genitori ci hanno ringraziato, noi non abbiamo mai smesso, anche noi, e siamo stati anche fortunati perché molti sport avevano comunque chiuso completamente e molti bambini sono venuti al campo, sempre ripeto, con i vari esercizi, senza contatto, tutto quello che c'era da fare, però siamo stati fortunati e tra l'altro bravi
a non chiudere, tra virgolette, con tutte le ma io una cosa che avevo già detto in una precedente trasmissione, cioè secondo me già da molto tempo fa, con tutte le precauzioni che comunque cominciavano a dare con i protocolli, si poteva continuare a fare tantissime cose. Chiaramente c'era Sì. l'ignoranza, c'era la paura. Non so, Maria Cristina, dimmi se sbaglio, cioè è come adesso aver chiuso, non so, il ristorante alle 6, cioè se il ristorante lo apre a mezzogiorno, lo apre alle 8 e sono due persone, non credo che diano problemi, no? E così con i suoi campi da rugby, molti che hanno tenuto aperto hanno fatto bene, tra virgolette, siamo stati proprio una boccata d'ossigeno per questi bambini che erano a casa e non potevano uscire, quindi abbiamo Certo, fatto però veramente un questo buon è lavoro. vero, però purtroppo l'altro giorno, per esempio, ci stavano raccontando le ragazze e l'allenatore delle donne etrusche che in Umbria, per esempio, per una disposizione regionale non Esatto, potevano e addirittura ancora oggi sono tutti fermi e credo che esatto. prenderanno il 26, per cui si parla di 4-5 mesi in cui gli è stato completamente vietato anche l'allenamento individuale per i bambini. Per cui è chiaro che purtroppo queste sono cose al di sopra delle nostre forze, delle nostre scelte, e qualcuno le ha dovute subire, Sì, giustamente. no, indubbiamente. No. Ma però se posso Video con dire, voi. prego, vai qui, Vai, vai vai, qui. Elisa, vai. No, se posso dire, tra le poche cose positive di questa pandemia ha sicuramente fatto emergere quello che è il valore sociale dello sport, no? E credo che ce ne siamo tutti resi conto e anzi, stiamo parlando appunto di mini rugby, credo che come educatori del mini rugby dobbiamo forse mettere in cima alla lista, tra le varie esigenze che dobbiamo allenare nei bambini, probabilmente in cima alla lista deve continuare ad esserci l'esigenza sociale, perché per i bambini è stata sicuramente una boccata d'ossigeno, una boccata di normalità e ha tenuto stabili certe situazioni che la pandemia ha reso veramente molto, molto difficili. E nonostante i bambini hanno dimostrato di sapersi comunque accontentare e divertire di fare qualcosa di diverso dal rugby, qualcosa che peraltro è utile anche ai fini rugbistici, no? Perché tutti i giochi che ci siamo potuti inventare, tutte le cose che abbiamo proposto ai bambini, in realtà sono cose che poi ci torneranno assolutamente utili. Però ecco che la fortuna che co comunque di fare uno sport all'aria aperta ci ha permesso di continuare a fare attività. Appunto, come diceva Cristina, non per tutti, ma chi ha avuto fortuna ha potuto farlo. Questa è una cosa Bene, bene. bella. Assolutamente sì, assolutamente. E poi le ragazze del Rugby Monza sono e le Chicken sono la testimonianza che comunque loro non si sono mai fermate, quindi è andata bene così come è andata. No, ragazze, Sì, allora, dai, alla fine ce la siamo cavata. Noi abbiamo appunto bravissimo. deciso di, ogni volta che si poteva, Andare fare a un sacco campo. di chilometri, se abbiamo un sacco di fiato, corriamo tantissimo. Speriamo di iniziare a brevissimo a picchiarci anche, a introdurre contatto, vediamo come va. Però, Allora, sì, ma penso adesso si inizierà un po' piano piano un po' tutto anche il contatto, no? E quando è previsto, Maria Cristina, si sa, sì. c'hai qualche notizia tu in merito? E Guarda, quando è previsto? non di più di quelle che avete voi ora. Sì, Perfetto, perfetto, perfetto. noi Allora, abbiamo deciso di partecipare al. Scusa. dimmi. No, scusami. Se, no, riguardo al, diciamo, programma, non so come chiamare, il programma Restart, noi per il momento abbiamo raccolto le adesioni un po' tra noi e quindi in teoria a maggio cominceremo con i tamponi settimanali per poter ricominciare a far contatto perché. Va bene, appunto, atletica, giochi e tutto, però insomma Però vorremmo ricominciare a fare manca il contatto. contatto, manca il contatto, è vero. Allora, prima di andare avanti, io volevo un attimino portarvi i saluti di due persone, due ragazze che giocano a rugby nella nazionale, che grazie anche a Maria Cristina, grazie anche a Elisa, grazie a tutti quelli che si occupano del rugby femminile, sono arrivate a dei livelli abbastanza alti, quindi e ci mandano i saluti, ve li faccio un attimo vedere, ho due brevi video così li ringraziamo in diretta. Allora vediamo un attimino, ecco il primo, va. Un saluto agli amici di Mondo Rugbistico, continuate a seguirci.
Manuela Furlan, capitano della Infatti, nazionale della quella Liguria. sarebbe da dire, l'avete riconosciuta, sì. Sì, direi di sì. E ci mandi saluti, ma non è finita qui. Attenzione, attenzione. Ciao agli amici di Mondo Rugbistico. Poi l'avete riconosciuta? Mettiamo alla prova, Elisa e Maria. Alessia e Maria. Sì, Berigoni, direi, anche lei Bravissima, bravissima. assolutamente da riconoscere. Autrice di una partita memorabile, diciamo, no? Contro la Scozia, no? Eh Maria sì, Cristina. è stata anche premiata come player of the Esatto, match, come miglior. Esatto, esattamente. guarda, io la definisco Beatrice un folletto perché a parte di una simpatia incredibile, ma veramente in campo è talmente imprevedibile che veramente c'ha sempre quel guizzo e l'avete visto perché segnare comunque due mete a livello internazionale non è semplice e poi mettere le mani in tantissime altre marcature. Insomma, veramente è da genio proprio. Giorgio sta saltando tutto. Comunque, sono secondo me questa nazionale, ma anche da qualche anno che comunque sta facendo, sta giocando un rugby ad altissimo livello, secondo il mio punto di vista. Comunque, considerando anche che è un anno che non No, papà. hanno gare ufficiali, quindi. No, Elisa, che ne pensi? Sì, guarda, io trovo che le ragazze non solo stiano giocando e riescano a giocare a un livello molto alto, ma come avevo detto anche quando ci siamo visti qualche giorno fa, riescono a esprimere un gioco estremamente semplice. Semplice non vuol dire facile, ok? È tutt'altra cosa, ma un gioco bello da vedere, pulito, facile da comprendere. Credo che questo forse perché io sono comunque di parte, ma credo che questo rugby, quello che ci stanno facendo vedere loro, sia un rugby che possa far avvicinare un sacco di nuovi Assolutamente. utenti a questo sport, o magari un sacco di persone che erano un po' stufe di vedere, non so, qualche partita in particolare. Ecco, questo è un rugby bello da vedere. Bello anche perché viene giocato da ragazze. Che lo fanno in modo umile, passatemi il termine, comunque lo fanno con semplicità, lo fanno senza montarsi la testa, e credo che sia la chiave anche un po' questa umiltà di queste ragazze, il fatto che abbiano sempre voluto lavorare, hanno sempre cercato di migliorarsi, non si sono mai sentite arrivate, neanche quando 2 anni fa hanno fatto un bellissimo Sei Nazioni, sappiamo, no, il risultato che hanno portato, eppure hanno continuato a lavorare, hanno continuato a lavorare anche con degli obiettivi estremamente lontani, perché appunto anche adesso non avevano campionato, non hanno fatto, hanno fatto la partita ad ottobre e basta, quindi un obiettivo lontano eppure non hanno mai mollato, quindi veramente un grande esempio. E poi proprio belle, divertenti da vedere. Io ripeto, mi diverto, cioè è una gara che ha ritmo, che ha un bel gioco, dove si vedono una enorme quantità di azioni e dove se io avessi dovuto dire chi era la giocatrice migliore del match, sicuramente è vero, Beatrice se l'è strameritato, ma mi veniva da dire tutte, perché tutte Assolutamente sì. hanno giocato veramente a un ottimo livello, quindi grande qualità da parte di tutte. E loro lo dicono, no? È il gruppo la loro forza e si vede proprio bene. Ma poi Elisa, è incredibile come tantissime giocatrici toccano la palla quando in ogni azione, perché Brava, qualche volta, no? brava. Qualche volta c'è qualcuno che esce dal campo e dice: io non ho preso la palla una volta sola. Invece loro sono incredibili perché le trovi ovunque, tutte quante. Hanno proprio un ripiazzamento incredibile, per cui sono proprio partecipi tutte quante. E poi aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, che hanno un piacere nel giocare No. che si vede e si sente proprio, per cui è quello che dà piacere anche allo spettatore che guarda. Esatto, infatti, si percepisce anche da casa comunque perché chi segue quella partita, anche per i neofiti, diciamo, che comunque riescono a trasmettere la passione, si vede che si divertono comunque anche nello stare in campo, è
È veramente è un bello spettacolo vederle giocare, ma vederle anche vincere, soprattutto, ma anche contro l'Inghilterra. Io sono rimasto molto soddisfatto della gara contro l'Inghilterra, nonostante il punteggio. Io reputo che abbiano fatto una bellissima gara anche contro l'Inghilterra. Adesso non so, però, il vostro pensiero, però, è tanta roba. Allora, io volevo un attimino andare da Alessia e fare una domanda ad Alessia e poi a Maria. Alessia, qual è stata la situazione o diciamo l'evento oppure la partita? Comunque, quello che una delle cose che ti è rimasta in mente e nel cuore? Allora, ce ne sono ovviamente tantissimi. Allora, per quanto riguarda il rugby giocato, devo dire che, oddio, forse la prima partita non la dimenticherò mai, perché ovviamente l'ansia prima di entrare in campo era una cosa indescrivibile. Cioè, penso che me la ricorderò per molto, molto tempo. Ero veramente agitatissima la sera prima, praticamente non ho dormito. E, cioè, ovviamente la prima partita ho giocato penso 10 minuti, però comunque sono bastati per passare una notte d'inferno. E nell'ultimo anno e mezzo, ovviamente, visto che di rugby giocato ce n'è stato poco, devo dire che quando sono andata a Roma per le elezioni federali mi ha particolarmente, non lo so, emozionato anche quello. Sarà che appunto mi emoziono sempre, però devo dire che partecipare a un evento del genere non lo so, mi è piaciuto molto. Insomma, essere parte anche appunto di questa, appunto, non solo del campo, ma anche di decisioni importanti, mi è piaciuto veramente tanto. Bene, bene. Maria, invece te? Io ho un sacco di bellissimi ricordi legati al rugby, nel senso che per me il rugby mi ha veramente cambiato la vita e salvato la vita, dico ogni tanto, nel senso che me l'ha completamente stravolta. E tanti legati al, un po' quello che dicevamo delle ragazze della nazionale, cioè questo senso del sacrificio per il puro divertimento, perché non abbiamo mai giocato per qualcosa che non fosse essere felici in campo. Una delle scene più belle, che forse non mi dimenticherò mai, è un pilone che si trova all'ala, gli arriva la palla e tutti da bordo campo diciamo: no, dai, ma cioè, era un'azione bellissima, adesso arriva la palla. E il pilone parte e corre, fa mezzo campo ad una velocità improponibile, fra l'altro dopo che si era fatta malissimo, e va a segnare. E quella rimane secondo me negli annali come una scena bellissima proprio della voglia e dell'entusiasmo che c'è, dei miracoli che a volte capitano, ma del fatto che di questo sport, se ti innamori, non te ne liberi più. Assolutamente sì, scherzi. È vero, è vero. Io, prima di andare avanti, ragazze, ho un messaggio per tutti voi. Ci scrive Eleonora, che è stata affascinata dal gioco delle azzurrine perché è molto veloce, dinamico, intelligente, organizzato e pieno di entusiasmo. Chi più ne ha più ne metta. Chi è che vuole intervenire prima? Elisa, che ne pensi? Sì, è esattamente questo, è quello che ti dicevo. Credo che questo loro gioco possa davvero avvicinare tanti anche neofiti o inesperti, proprio perché comunica tanto ed è anche semplice da comprendere. Poi volevo riprendere anche quello che diceva Cristina. Il nostro è il gioco forse collettivo per eccellenza. Ecco, le mete delle ragazze veramente nascono da un'azione corale. Quindi io le definirei didattiche quasi. Io ho un po' di piede anche nella didattica, mi occupo anche di quello in comitato e credo che quelle azioni verranno prese dai tecnici poi per spiegare esattamente Il che gioco. cos'è il rugby, che cos'è il gioco, determinate cose, perché sono azioni veramente che passano attraverso appunto le mani di tutte, per cui sì, sono d'accordo. Dovremmo trovare il modo veramente di far vedere
di invitare gli amici, non lo so, di fare pubblicità e di far sì che sabato all'una ci sia davvero tanta gente a vedere questa partita. Che poi tra l'altro oggi ho visto anche un post di Marzio sul suo profilo che diceva comunque di guardare la partita. Molto molto significativo quel post di Marzio, che ha fatto un bel gesto, a mio avviso. No, Maria Cristina, il Sì, fatto di dire guardate la partita. certo, ma è un bel messaggio poi da una persona che ha un ruolo apicale in questo Sì, momento. beh, questo è vero, sì. Chiaramente, voglio dire, avrà una cassa di risonanza ancora più grande, per cui lo ringraziamo e anzi, voglio anche io andare sull'onda e dire seguite il consiglio del presidente, per cui guardate veramente la partita, ma anche perché poi, come diceva Elisa, tutti quelli che guardano e che magari superano anche un po' quella barriera di pregiudizio che hanno inizialmente nel vedere il rugby giocato dalle donne, magari immagino anche visti quelli diciamo un po' più grandi di noi, e poi in realtà rimangono veramente molto colpiti perché poi mi trovano dentro quelli che sono tutti i valori del gioco, tutti i principi del gioco, per cui giocati poi magari in maniera un pochino, come posso dire, meno fisica, perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, però Sì. veramente con un'eleganza e una velocità e una, come posso dire, anche una intelligenza, l'ha scritto Eleonora poco fa, l'ha scritto nella chat per l'appunto, è veramente un gioco molto intelligente. Basta che ricordiamo la meta di Arrighetti, che voglio dire che è stata una delle mete che ha proprio rotto la partita. E quella non era niente di preparato, ma è stato un sostegno fantastico, una fantastica comunicazione, perché non si sentiva, ma sì, è capito, voglio dire che c'è stata una grande comunicazione e veramente sono andate a prendere totalmente in contropiede le avversarie, per cui non c'era niente da fare, quella meta è stata proprio come una freccia scoccata fortissimo e super bene nel punto giusto. Assolutamente, assolutamente sì, ma io credo mi vorrei sbilanciare su un pronostico, ma io credo che l'Italia esca vincitrice dalla gara contro l'Irlanda. No, non si dice Rocco, non si dice. Beh, non si dice, dai, siamo scaramantici. Allora, buon Rocco, ma io volevo venire un attimo da te perché ti volevo coinvolgere un attimino su una situazione che è quella del Rimini Rugby. Non me ne parli più, non mi dici più niente, ma sta andando avanti il progetto Rimini Rugby estivo o estate, come vogliamo definirlo? Si muove qualcosa? Sì, domani mattina 9:30, mega riunione, giusto per imbastire un po' il tutto. Ci siamo messi d'accordo anche per quattro tornei notturni, giusto per cominciare a far venire un po' di gente esterna dal campo. Cominceremo con la pubblicità. Non ti svelo nulla perché domani c'è la mega No, riunione e no, poi cominceremo con le fasi assolutamente, pubblicitarie. Comunque no, no, ci stiamo lavorando. assolutamente. Potremmo Ma invitare la nuova comunque. struttura sta decollando, ma dovrà decollare con degli eventi ormai nuovi e particolari, cioè non solo le partite e tutto quanto il resto. Stiamo organizzando Potremmo questo beach ospitare. rugby a Oh. tappe Rocco, potremmo ospitare i e ragazzi del. quattro tornei notturni. Allora, per i notturni vediamo, però per quanto riguarda il beach, potremmo ospitare i ragazzi del Rugby Monza, Maria Cristina, Elisa, ovviamente tutta spesa del Rimini Rugby, no? Certamente, sì. Tutto a spese mie, non c'è problema di Assolutamente. quello. Vai Quindi, tranquillo. ragazzi, Io sto Alessia, ancora aspettando il organizzati. vino da parte di qualcuno. Solo il tappo mi è Ah, rimasto da qualche società, eh. Solo il grande, ce lo devo tappino mi è mandare. rimasto. Elisa, ci devo mandare il vino, non ce l'ha mandato mai. Io ero dei Esatto. ragazzi di Valdobbiadene che me l'hanno promesso. Io no. Io ho solo accettato l'invito di Rocco di andare da loro, diciamo, più di Va volentieri. Sono stati gli altri a promettere il vino. Io posso portare le ciambelline al vino, che sono tipiche di qua dove vivo io. Ottimo. bene, Ovviamente si sposano con il vino, chiaramente. noi va portiamo bene, le bocche e gli stomaci. senti, comunque per Rocco, che lunedì non c'era, Elisa e Alessia e Maria. Lunedì abbiamo avuto modo di scavare nel passato di Maria Cristina di Perugia, si è emozionata, sapete, quando raccontava, abbiamo visto un po' di foto.
Marichissima, ormai tu sei un. Stati 20 anni importantissimi della mia vita, per cui è chiaro che poi i miei figli sono nati lì in zona, per cui è chiaro che abbiamo proprio un pezzo di cuore lì ogni volta che te l'ho detto, ogni volta che posso andiamo e sicuramente ogni volta che ne parlo mi emoziono perché ho vissuto tantissime cose, tra cui per dire la prima volta che ho allenato una squadra maschile sono partita da lì, nel senso che era lì vicino, per cui è chiaro tutta la mia esperienza anche come allenatore, come allenatrice parte proprio da Perugia, per cui un'esperienza di vita Assolutamente e di rugby fantastica. sì. Dopo sei diventata quella che sei diventata, però hai fatto tanta gavetta, diciamo, dai. È vero, è vero. Come tutti, perché no, senza gavetta, dico senza gavetta e non Assolutamente no, posso, assolutamente no. Vedi, per esempio, anche io, Rocco, per esempio, è diventato vicepresidente di Rimini Rugby, ma dopo aver comprato mezzo Rimini, è sua, adesso è vicepresidente, no? Alessia pure, lì gioca a titolare del Rugby Monza, ma però anche lei. Io sono vicepresidente da 21 anni, ci sarà un motivo. Per anzianità, Rocco, per anzianità, no? Oh, appena vado in pensione sarò ad honorem Scherzo, scherzo, dal scherzo. mio lavoro. Allora, ritorniamo a parlare di cose serie, va. Allora, io volevo un attimino chiedere ad Alessia e anche a Maria, no? Ragazzi, voi comunque avendo giocato in Serie A, comunque avete una certa esperienza anche di un rugby di un certo livello, diciamo, no? Che idea avete del rugby, dell'attuale situazione del rugby in Italia? Vi siete fatti un'idea positiva, negativa, mediocre? Alessia, dimmi. Allora, sì, un'idea. In sintesi e parole due. Sì, In diciamo, sintesi, allora, no? non direi né positiva né negativa, nel senso che sicuramente è un momento molto particolare per tutti i settori, ma parlando di rugby è un momento in cui bisogna capire come ripartire, perché ci sono ovviamente un sacco di società che non hanno riaperto, hanno perso Questo è vero. iscritti, molta gente ha smesso di giocare. Molta gente non va più al campo, insomma, tutti dobbiamo un po' ritrovare la normalità, che poi normalità probabilmente non sarà, nel senso che non sarà come 2 anni fa, probabilmente la situazione, però speriamo nella stagione prossima. Adesso con i tamponi, eccetera, speriamo di poter giocare, fare qualcosa tra maggio e giugno, però diciamo che puntiamo più sulla stagione prossima e speriamo che per tutti, dal mini agli old, si possa fare un campionato vero in qualche modo, con, non so, Siamo tamponi o quello che sarà. Speriamo. fiduciosi, dai. Maria, tu invece che idea ti sei fatta? Che idea c'hai sulla situazione del rugby in Italia? No, io sono sempre molto, non lo so, qui, questo Covid lo sto vivendo in realtà come una grossa occasione di cambiamenti, di ricominciare. È arrivato in un momento in cui in realtà appunto la femminile italiana aveva appena vinto un sacco, è arrivato in un momento un po' delicato in cui eravamo lanciatissime, in realtà ha comportato un grosso stop. Però secondo me siamo ancora qui, ci siamo noi, ma come ci sono tante altre squadre e dovremo cambiare un po' di cose, va un po' impostato per venire incontro a quella che è la situazione attuale, ma sono convinta che ne usciremo. Dobbiamo riprogrammarci, però secondo me il rugby ha dimostrato che è qualcosa di più, c'è qualcosa di fondo, c'è una struttura. Appunto, i bambini che vengono al campo, anche se possono soltanto correre, ma comunque è un momento di aggregazione, sono importantissimi. E spero che si riesca a sviluppare. Quando ho iniziato io mi chiedevano se esisteva il rugby femminile, come giochi a rugby femminile, ma esiste. Adesso non lo chiedono più, non è una Vabbè. domanda che ti senti più fare, non così spesso almeno. Io spero di risparmiare un po' di gavetta alle generazioni future, alle ragazze che verranno, che si riesca a portare avanti questi programmi di sviluppo dal basso delle giovanili e facilitare un po' la vita rispetto a come l'abbiamo vissuta noi.
Ma io penso di sì, anche perché abbiamo con noi due pilastri comunque che sono attive, molto attive nel settore femminile, giovanile in particolare, no? Quindi credo che comunque i messaggi li stiamo lanciando, sono arrivati forti e chiari, anche perché comunque molte persone scrivono in privato anche su vari messaggi dicendo: ma come si fa, dove ci dobbiamo rivolgere, quando, chi bisogna parlare. Quindi noi li indirizziamo sui vari indirizzi FIR, sui vari club nelle vicinanze. Quindi il messaggio sta arrivando, anche perché tra l'altro abbiamo preso io e Rocco, sono mesi che lottiamo con il rugby femminile, no Rocco? Sì, Tra sono molto l'altro contento di anche farlo. noi, esatto, tra l'altro Rocco proprio con il Rimini Rugby è stato uno dei primissimi a venire con la squadra femminile, il nostro ospite. Quindi Maria Cristina pure, sono 3 o 4 puntate che partecipa con noi, Elisa lo stesso, e questo proprio per far capire che in particolar modo noi puntiamo proprio sul rugby femminile. Poi il mondo rugbyistico ormai è tanti anni che lotta per il rugby femminile in Italia. E che volevo dire? Volevo dirvi anche che comunque sia, tornando al discorso del rugby femminile, la prossima settimana saranno con noi le ragazze del Moncalieri Torino, Moncalieri Rugby Torino. E quindi spaziamo dal Salento Rugby al Rugby Monza, Torino, Valdobbiane, Frascati, giusto Maria Cristina? E quindi Tanti ci diamo ospiti da hai avuto negli ultimi mesi. Hai coperto veramente tutta Italia. sì, poi il 7 maggio, il 6 maggio abbiamo la Sardegna. Bello. Sì. Per dire come ci diamo da fare, perché comunque tra l'altro anche sul consiglio del presidente abbiamo fatto una sorta di gemellaggio, allora gli diamo una mano anche a far passare il messaggio. Credo che sia giusto e doveroso, no? Giusto, Maria Cristina? Sì, sicuramente, certo, più se il messaggio può arrivare in maniera capillare, meglio è. Chiaramente poi la comunicazione, come abbiamo detto prima, è una fa parte fondamentale che deve sostenere tante azioni, per cui ben venga. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io volevo dirvi anche una cosa, che cercheremo adesso, se ci riusciamo, in un futuro non tanto lontano, a coinvolgere anche le ragazze della nazionale, giusto Maria Cristina, a portarle qui con noi insieme a te. Allora, guarda, Speriamo. sì, allora, diciamo che come sapete loro sono state molto molto impegnate in Sì, questi giorni. assolutamente. Rispettiamo, rispettiamo. Durante il raduno, chiaramente poi il focus è tutto sulle gare e chiaramente hanno delle finestre stampa ben prestabilite, la sera loro hanno delle riunioni, piuttosto che comunque sia, poi si vanno a riposare, anche se non a dormire. Comunque molto presto, anche perché poi il riposo fa parte dell'allenamento, è un allenamento silenzioso, però è assolutamente da tenere in considerazione. Per cui diciamo che è difficile averle ospite, anche perché poi state vedendo anche i tantissimi contributi che Video. sono usciti sui social, piuttosto che su tutte le pagine del Sei Nazioni della Federazione, quello è tutto lavoro in più per loro durante questo periodo. E dunque sicuramente in una finestra temporale un pochino più lontana avranno, a seconda diciamo delle loro disponibilità, perché come diceva Elisa prima, lavorano, studiano e fanno altro, però sono certa che ci sarà un pochino più di spazio e si dedicheranno anche agli amici che le hanno sostenute durante le gare. Perfetto. Bene, bene, bene. Questo è un messaggio che è arrivato forte e chiaro. Giusto, Rocco? Tieniti pronto, eh? Sì. Capito? Allora, No, ma senti, condivido quello che diceva Cristina. è vero, è vero, ma no, ma noi lo facciamo ben volentieri, ben volentieri. Allora, prima di concedarci, ragazzi, volevo un attimo rubarvi un piccolo contributo su una gara che si svolgerà il 7 di maggio, e sarebbe Derby Zebre Benetton. Volevo da voi un piccolo pensiero su come secondo voi andrà a finire la partita.
Che nulla è lasciato al caso, è una domanda siccome che probabilmente prossimamente avremo con noi forse una delle due squadre, volevo un attimino sapere da voi un pronostico così glielo riporteremo. Allora, Elizio, che dici? io mi tengo fuori perché sono di Ah. parte, quindi non posso. E io quindi lascio a voi parola su questo, insomma. No, va bene, perfetto, dai. Maria Cristina, tu devi sbilanciare su un piccolo pronostico, chi vincerà? O magari... Allora, io siccome sono, diciamo, Ti molto parte aperta, anche tu. no, io diciamo che nella mia storia ci sono stati spesso i pareggi, per cui butto lì un 25. Ah, grande, grande. Perfetto, ottimo, ottimo. Alessia, tu ti vuoi sbilanciare? Ma non so se sbilanciarmi troppo, però insomma, dalle ultime cose che ho visto direi zebre, però non so se porterò sfiga o che cosa, ma direi zebre. Perfetto, Però Maria, vedo tu che invece tipo, diciamo non che ti tipo un po' prendi per nulla. tutte e due. Perfetto, perfetto. Maria, tu invece un piccolo pronostico su Zebre Benetton? Io sono per che vinca il migliore, no, che mi invidio Benissimo. tanto e basta. Doc, tu Tanto invece ti vuoi sbilanciare o no? Tu sei di parte, Doc. io devo nascondere il bracciale alle zebre che porto al posto stasera. Esatto. Tu sei di parte, E no, quindi non sono di parte, Benetton. no, sarà una bellissima, no, sarà una partita veramente, speriamo anche di vederla, tra virgolette, e sarà sicuramente un buon rugby, perché comunque il livello finalmente, cioè, sono veramente delle belle partite. Sì, dai. Ero a Rovigo 3 domeniche fa a vedere Leonardo Casolari, cioè veramente un bel rugby. Sai cosa mi è piaciuto, soprattutto andando a Rovigo? Una cosa che mi è rimasta molto impressa, vedere il pubblico, anche se era un pubblico con un numero molto ridotto, solamente 90 persone su invito, ma vedere Rovigo, cioè la gente che andava a vedere la partita, gente di una certa età, cioè il vecchio rugby, no? Il vecchio commenda, il vecchio dottore, il lista che non dovevano neanche essere sbarcati, mi è piaciuto molto. Non lo so, e siccome molti non potevano entrare, tutti i nonnini del bar dietro dei piccoli cancelli, delle piccole finestre, questo per collegarci ancora, no? Non si può, però in qualche modo Vuoi tutti volevano seguire. vedere, Volevano seguire vuoi queste per arrivare a dirti che sono tutte delle belle squadre competitive, quindi sarà sicuramente un buon rugby domenica. vedere. Assolutamente sì. Allora, ragazzi, siamo quasi in chiusura. Io poi più adesso non abbiamo quasi terminato il tempo. Se no, ci sarebbero alcuni argomenti da toccare poi in futuro. Rocco, tieniti pronto dal caso del Petrarca Padova, che c'è stata una squalifica in corso al chef Rubio e quant'altro. Quindi, dopo non è questa la serata giusta per parlarne. No, Allora, io no. però i social si sono sbizzarriti in queste ore, Vi. no? Hai seguito Maria Cristina? Allora, sì, scusa che non trovavo il tasto. Allora, sì, ho seguito in parte, però chiaramente voglio dire, invito sempre ad approfondire Brava, le infatti non ci notizie. sono. Sì. Perché tante volte ci si ferma veramente al titolo e i titoli sono sempre fatti apposta per far Esatto. passare allo scandalo. Questo in generale, ecco, Sì, tutto qua. assolutamente sì, infatti, non ho voluto Io nemmeno ho toccare approfondito gli oggi, se non ne parliamo, io ho approfondito oggi e Maria Cristina, possiamo lasciarci qua, ha ragione. Cioè il titolo, io ho approfondito molto su Chef Rubio e su quello che è accaduto. Se leggi il titolo hai una cosa, se ascolti e poi svisci un po' Esatto. tutto quello che lui voleva dire, è diversa la situazione. Brava Maria Esatto. Cristina, giusto? È vero, è verissimo. Infatti, meglio non toccare gli argomenti. Allora, detto questo, ragazzi, io vi dico che prima di tutto volevo ringraziare FMTV, canale 211 del Digitale Terrestre, che ci ha dato l'opportunità di poter essere in diretta streaming e in diretta televisiva, quindi grazie alla redazione. E poi volevo ringraziare anche voi, Alessia Pampuri e Maria Fumagalli del Rugby Monza e Chicken Pavia, giusto? Dico bene, Maria? Perfetto, grazie, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Volevo ringraziare Elisa Facchini per la disponibilità e adesso lei, Rocco, è una nostra nuova collaboratrice, Elisa, quindi...
Teniamocela stretta, eh? No, Maria poi Cristina. allora va bene, allora mi toccherà portarvi il vino, va bene, ottimo. Maria, No, aspetta, no, aspetta, aspetta. scherzo. Volevo salutare anche, volevo ringraziare, vedi il tappo, bravo Rocco. Volevo ringraziare Maria Cristina Donna, che comunque lei è uno dei pilastri del rugby femminile in Italia, sempre dalla parte di tutti coloro che ne hanno bisogno, è molto molto disponibile. Grazie Maria Cristina per tutto quello che hai fatto e che stai facendo. Grazie a voi. Assolutamente, e poi sei sempre molto disponibile. Grazie a Rocco Benedetto per essere con noi, ormai il braccio destro e anche sinistro, Rocco. Sì, grazie a te Entra. invece Nicola perché col tuo tempo e col tuo hobby, che comunque è un hobby per te questa trasmissione, Assolutamente, diciamo, assolutamente. possiamo portare quello che è come una chiacchierata nei club. Sì, E sì, io sì. poi voglio ringraziare Maria Cristina perché io seguo Maria Cristina da anni, proprio anni, anni e anni, e voglio farle i complimenti perché io anche stasera, io vedo Maria Cristina. Cioè, ormai sono anni, la sua gavetta ormai è una grande gavetta, ma io vedo che lei in tutto quello che fa è come se fosse la prima sera. Io ti apprezzo, ti ammiro, Maria Cristina. Scusami questi complimenti così, così zelanti, però il rugby, tu sei un'icona del rugby, te lo voglio dire con tutto il cuore. Grazie che fai veramente e vedi tutti i tuoi discepoli. Guarda, guarda Elisa come è contenta, perché trasmetti quello e lo vediamo nei tuoi adepti, possiamo chiamare così? Sì. No, guarda, direi proprio di no. No, invece ti dico, in realtà io tutto quello che faccio lo faccio sempre con una grandissima passione. Si vede? Sì, assolutamente, però veramente e anche con una grande emozione, che è quello che vi ho detto prima, inizio puntata. E sono contenta se arriva qualcosa, però veramente non è quello il mio scopo. Il mio scopo, da quando ho cominciato a giocare, che ero piccola, perché voi prima avete detto, no, Maria stava dicendo giustamente, non vorrei mai che le nuove generazioni passassero quello che ho passato io. E io, Maria, penso negli anni Ottanta, immagina di cosa abbiamo passato noi, e avevo lo stesso pensiero. E infatti, quando ero piccola, appunto, avevo fatto proprio questo pensiero qui. Da grande vorrei cercare di limare, di levigare le sofferenze che avevo avuto io, che poi in realtà sono quelle che mi hanno reso anche più forte e hanno arricchito quel mio bagaglio fino a farmi arrivare alla persona che sono ora. E ho trovato bellissimo il tuo racconto perché mi ci sono rivista in pieno ed è straordinario come invece riusciamo a passare questo messaggio pur non conoscendoci tutte quante noi a quelle che verranno dopo di noi. Per cui ecco, sempre con la massima umiltà poi, perché veramente a me è più facile che mi troviate in campo con dei bambini o con delle bambine che da altre parti, perché lì è il posto dove dobbiamo stare, a continuare a seminare. Infatti, sai, io ho avuto l'esperienza di incontrarla in campo, Maria Cristina, a Spoleto, giusto? E mi sembrava di essere, sai, una mamma, tanti bambini con una sola mamma. Ecco, tutti i ragazzi intorno a lei, lei che spiegava, comunque è stato un piacere vederla spiegare, vederla allenare, vederla tanta roba. No? Poi una giornata piovosa, campo pesante, proprio il classico dei classici. Sì, bello, molto, molto, molto carino. E beh, comunque, è sempre un piacere, a prescindere, no? Detto Guarda, questo, ragazzi, io dimmi. no, me la ricordo di organizzare sostanzialmente da sola con suo figlio, credo, la finale di Coppa Italia a Parma, È con vero, è 50 vero. squadre, credo, non so, 100 squadre. Però Mamma con mia. mia figlia Maria. Ah, ok. Mi Che ricordo che c'era qualcuno che ti aiutava dappertutto, mandato a destra e a sinistra come factotum. era mia figlia che in tutto questo marasma poi è diventata probabilmente una ragazza, adesso ha quasi 15 anni, una ragazza più solida anche perché è riuscita a vivere queste esperienze qui insieme a tutte donne e devo dire che ne ha tratto veramente tantissimo, per cui anzi. Insomma, mi fa piacere veramente, anzi, vi devo ringraziare perché se è diventata la ragazzina che è e la donna che sarà, sicuramente lo dovrà anche a queste esperienze qui. Nicola, noi dobbiamo dare un appuntamento, però, non ci dimentichiamo, eh. Sabato alle ore 13 c'è un sì. appuntamento importantissimo.
Per cui io ho preparato già la bandiera. Esatto, Irlanda-Italia alle ore 13 su Eurosport 2, ovviamente per chi è che è abbonato a Sky è gratuito Eurosport 2, che è sorta anche questa sorta di polemica a pagamento, invece chi è abbonato a Sky lo può vedere in chiaro, quindi poi ovviamente chi non è abbonato, Guarda però... se si può. Chi non è abbonato o fa l'abbonamento oppure si fa ospitare se si può, rispettando Esatto. ovviamente i vari decreti, i vari numeri. E Assolutamente sì. Quindi tutte... aggiungiamo anche un altro appuntamento, Cristina, a mezzogiorno, sulla pagina Facebook della della FIDE. federazione c'è cioè Studio Valè con Andrea Cimbrico e Paola Zangirolami. E con tanti Esatto. ospiti, per cui anche quello è piacevole e interessante, per È un cui bel appuntamento. collegatevi. E quello è Assolutamente. gratis, non serve abbonamento. È Ok, quindi vero, è vero. vediamo se Ah, poi lo questo faremo. è un grande sforzo ulteriore, un altro no sforzo, un passo in avanti che abbiamo fatto anche grazie al fatto che il Sei Nazioni Femminile è stato spostato come finestra temporale. Per cui diciamo che FIR e soprattutto la parte di comunicazione ha voluto mantenere lo stesso format che ha seguito e ha accompagnato il Sei Nazioni e la nazionale maschile, lo ha voluto replicare poi con la nazionale femminile. Per cui è stato un esperimento molto ben riuscito e Sì. anzi, tra le altre cose, è stata scelta Paola Zangirolami a condurlo insieme ad Andrea Cimbrico e questa è stata anche questa una scelta strategica importante perché si è voluto anche qui fare comunicazione specifica di genere con un'ex capitana della nazionale e anche lei, diciamo, un personaggio molto importante del nostro rugby. Ma guarda che sabato scorso io ero collegato, si sono toccati anche punti di 600 visualizzazioni, 600-700 visualizzazioni, che non sono poche, diciamo, per quanto riguarda la diretta Facebook. Un buon livello, diciamo, poi visto anche l'orario. Ma comunque adesso la faremo girare anche sulla pagina di Mondo Rugbyistico, quindi cercheremo di passare il messaggio più forte e chiaro. Ci proviamo perlomeno, va. Va bene, ragazzi. Io direi che siamo arrivati al termine della puntata e vi ringrazio nuovamente. Ringrazio tutti voi e rimando l'invito Grazie agli amici a casa giovedì prossimo con le ragazze del Moncalieri Torino. Quindi vi auguro una splendida serata e buon rugby a tutte e Forza Italia per sabato pomeriggio. a tutti. Azzurre. Assolutamente sì. Grazie Buonasera a ragazzi. tutti. Ciao a Buona tutti. serata. Grazie. Buona serata, buon placcaggio a tutti. Ciao 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 a ciao. tutti. Ciao. Ciao.